di vantaggio. Quindi stanno cercando un po' a Napoli di vedere un po' delle alternative. C'è Meret e Skorupski. Il primo c'è sempre stato un pallino dei partenopei, considerato dai portieri più forti in Italia. Napoli ha offerto 15 milioni, i bianconeri ne cadono 22. L'Udinese sperando in un'asta tra i vari pretendenti. Eh beh sì. Se dovessi saltare, c'è l'ottenente di Skorupski, che ricordiamo ha giocato nell'Empoli, giocatore della Roma in prestito all'Empoli, la Roma lo valuta circa 10 milioni. C'è anche da vedere del fatto che comunque Szczęsny se ne andrà dalla Roma, si parla anche addirittura di Juve, quindi ecco che Skorupski potrebbe essere un buon rincalzo, proprio un chiave Roma. Allora, bello questo tam tam del Moro Roma-Napoli. Rimaniamo a Napoli, esatto, con un po' di dichiarazioni. Dai, Aurelio De Laurentiis che dice: Reina ha un contratto, ma il Napoli deve guardare al futuro. Infatti si rimane sempre capitolo portieri che tiene banco a Napoli. Con lui condividiamo la passione per i motori. Tira e molla? No, i media devono vendere e inventare a dismisura. Quindi tante chiacchiere secondo Aurelio De Laurentiis. Sì, può capitare che ti arriva un'offerta scandalosa, però noi di solito compriamo per poter giocare, tenerci i giocatori, non per venderli o fare mercato, aggiunto il patron del Napoli. Altra dichiarazione, poi lascio spazio ancora al Moro sulla Roma. Mertens è sicuro, lotteremo per lo scudetto, lo ha detto il folletto napoletano, ormai 28 gol e 9 assist, che il folletto stagione, belga. Grandissima stagione. Ha dichiarato che insomma la Juve è più ricca, però lotteranno il Napoli ormai per lo scudetto. La Juve ha più qualità e più soldi di noi, ma comunque lui è felice, ha detto di essere il giocatore del Napoli, che appunto con la media voto anche più alta in assoluto in Serie A. Il calcio è uno sport di squadra, l'anno prossimo dobbiamo iniziare a vincere e lottare per qualcosa di bello. Quindi insomma Mertens se ne doveva andare, invece pedina fissa del Napoli, caro Moro, e penso sia il più grande acquisto che poteva fare il Napoli, no Mertens? Vero, vero. E anche Insigne, attenzione, Insigne ha fatto una grandissima partita contro l'Uruguay, mm-hmm, quindi vengono esaltati questi due folletti in casa Napoli. Il tridente leggero, diciamo, esatto, del Napoli. I false 9, come li chiamano. Anche. Casa Roma. E invece, perché se da parte Inter si dice che Rudiger è quasi fatta, invece Giotero ancora smentisce, dice: sì, ho sentito la dirigenza, ma voglio stare qua. È vero che qua si legge anche Januzaj in Casa Roma. Vedo che sempre sportpaper.it nel mirino c'è, cioè, Januzaj. Si parla di varie giocatori. Fammi dire una cosa alla volta. Stesso Monchi dice: no, dice resta. Dice Rudiger resta. Allora, poi insomma, da vedere se verrà confermata come cosa. Lo si parla insieme, lo vedete su Sport Paper, insieme alle dichiarazioni di Francesco, che è molto emozionato e che dice che è una occasione unica per lui. Monchi sul mercato dice che Roma non vuole vendere giocatori, anche se sappiamo che comunque è costretta a farla, aggiungo io. Non siamo un supermarket. È vero che c'è un'offerta per Salah di un club inglese, il prezzo lo farà la Roma. Però dice che non ci sono trattative, ci sono zero possibilità che possa andare via. Lo ripete due volte, nel caso non fosse chiaro. Quindi ecco, okay. Monchi come si sta muovendo. Sì, beh, una bella figura Monchi, no? Sicuramente sì. L'ha fatto vedere dal suo acquisto di Hector, il difensore messicano, che all'oscuro di tutti quanti i giornalisti non si era mai fatto questo nome, ha preso e l'ha portato a Roma. Comunque un ottimo difensore che può giocare sia centrale, sia terzino a sinistra in una difesa a 4. Un altro giocatore che interessa, che Monchi sta sulle sue tracce, è l'esterno del Manchester United, Januzaj, che sarà mandato in prestito sia al Borussia Dortmund che al Sunderland. Contratto in scadenza nel 2018. Rientra anche però, non rientra nei piani di Mourinho, quindi va andato sul mercato sicuramente. E dice ci c'è una buona pressing della Roma, ritroverebbe anche il suo compagno di nazionale Nainggolan, quindi sembra che la Roma sono in vantaggio per questo giocatore, anche perché la cessione è quasi certa. Tiene banco anche la cessione di Salah che viene richiesto dal Liverpool ed è fermo su un'offerta di 32 milioni quando la Roma ne chiede 40. Ora Salah si è dimostrato davvero molto forte, molto veloce, un buon dribbling, sì. Ha fatto anche bei gol. 32 milioni secondo me non li vale assolutamente, è troppo poco. Si vedono giocatori che hanno fatto molto meno, volati di più. Quindi ecco, per esempio, scusami Pampa, ma lo stesso Perisic, quanto? 40-50 milioni? Sì, 50. Salah non è lo stesso livello? Beh, secondo me la Roma dovrebbe, anche perché adesso Salah ha 26 anni oggi,
dovrebbe non cedere così i giocatori, non svenderli, perché questo sarebbe svenderlo, 32 milioni, ma 40 è proprio il minimo, secondo me, visti i prezzi pazzi di oggi. Allora, invece passiamo all'altra parte del Tevere, perché comunque anche in casa Lazio sembrerebbe che quest'anno il mercato sia un pochino più caldo, almeno per l'inizio, perché se parte Biglia piace Montolivo. Io leggo sempre da sportpaper.it, grazie a Salvatore Ciotta, sarebbe interessata a Montolivo, e quindi l'ex centrocampista della Fiorentina in uscita dal Milan, e la Lazio potrebbe essere un buon club dove giocarsi poi le chance per andare ai prossimi mondiali, ricordiamo Russia 2018. Comunque c'è anche l'idea Moutinho del Monaco, trentenne portoghese, 15 milioni di euro, 52 presenze con la maglia del Monaco, 3 reti, 8 assist, quindi anche questa potrebbe essere un'ottima alternativa. Andiamo sempre in casa Lazio, naturalmente sembrerebbe ormai abbandonata l'opzione Klassen, perché si era parlato tanto di questo giocatore olandese, dell'Ajax, sì. Olandese. Però purtroppo, insomma, forse anche per motivi economici, insomma, non arriverà Klassen. 27 milioni di euro addirittura l'Everton, un contratto quinquennale, quindi pesanti milioni per questo talentino del futuro. Altre notizie in casa Lazio, Moro, vediamo un po'. Beh, questo raccordo con il Pau Gomez. Ormai prende banco questa notizia sempre di più, e anche perché dovrebbe andare via Keita, anche se ha 48 ore per decidere Keita, insomma, c'è l'ultimatum di Lotito e dovrebbe arrivare uno tra Muriel e Papu Gomez, se non tutti e due, quindi Lazio scatenata, perché insomma la coppia da Muriel e Papu Gomez è molto molto accattivante, molto veloci, molto tecnici anche col pallone. Pensi che arriverà o almeno uno dei due secondo te? Ma guarda, forse per il bene della Lazio sarebbe meglio davvero cedere Keita e farci un bel po' di soldini e far venire questi due, perché conoscono il calcio, la Serie A, quindi non è che fai una scommessa. Sono giocatori che comunque sai che ti danno un certo tipo di rendimento. E sì, secondo me si andrebbe a migliorare, perché non ti so dire neanche che è il più forte, perché Muriel viene molto considerato dalle difese avversarie, perché ne è messo sempre, esatto, sotto stretta osservazione. È l'unico che, diciamo, nella Samp riusciva a mettere in difficoltà, o magari una giocata di Quagliarella. Anche Papu Gomez, sì, molto piccolo, però molto forte sul brevilinio, ti salto l'uomo secco. E secondo me è così, la Lazio riesce a chiudere questi due acquisti già adesso che siamo a metà giugno, già può dire che aver chiuso bene, diciamo, il calciomercato, di essere diciamo addirittura d'arrivo, se riesce poi comunque a confermare i suoi giocatori. Dici arriva Montolivo, se parte Biglia, in quel caso secondo me si va a perdere. Va a perdere perché Biglia riteneva benissimo il centrocampo, molto di movimento, invece sapeva che Montolivo a livello di dinamismo manca qualcosa. Comunque a Milinkovic-Savic, che dà molto supporto a manovra sia difensiva che offensiva, lì sta anche nella bravura di Inzaghi riuscire ad amalgamare questi giocatori. Comunque la materia prima c'è. Assolutamente sì. Allora, queste sono le parole del Moro, ma soprattutto le parole, ricordiamo, sportpaper.it, ricordiamo anche le pagine Radio Roma Futura e Radio Sport Paper su Facebook, però anche la pagina Twitter di Radio Roma Futura. Potete scriverci al WhatsApp 320 69 22 565, come Giovanni da Terni, che ci chiede appunto, ma secondo voi Montolivo è un'ottima alternativa a Biglia? Poi andiamo in pausa. Ho appena risposto, sì, no, secondo me non è un'ottima alternativa a Biglia. Secondo me Montolivo è un po' in declino, e Biglia soprattutto ha fatto un grandissimo campionato, quindi su questo frangente si va a perdere. Va molto a guadagnare invece in attacco se arriva 1-3-2 tra Papu Gomez e Muriel, addirittura entrambi, sarebbe una grandissima cosa per i laziali. Va bene, allora andiamo in pausa musicale. Ci ritroviamo qui subito dopo con le parole del nostro ospite Salvatore Ciotta, opinionista, per parlare di calciomercato invece di Serie B, Under 21, Euro Under 21, e perché no? Poi dopo parleremo anche con nell'ultima parte di trasmissione con il Moro, parleremo di Confederation Cup. Oggi il Moro non ce la facciamo mancare. Non ce la facciamo mancare. State con noi, questo è J-Ax e Fedez, alto tormentone estivo, pieno di tormentoni quest'anno. Ragazzi, senza pagare, eh. Alla grande proprio. Grandissimo video poi con Pio Amedeo. Ragazzini, è la normale non avere soldi.
ordinare e controllare il portafogli. Professor X, Batman, Iron Man e Iron Fist, supereroi ma pieni di quattrini. Darth Vader, Lex Luthor, Joker, Harley Quinn, mi piacciono molto di più i cattivi. So cosa vuol dire non arrivo a fine mese, questo è il mio film, ti ho fatto io le riprese. Non ti piace ma reagisco alle tue offese, un regista che risponde male ma ti scortese. Ratatata, qui nessuno ti dà una mano quando serve, come Trump con la Merkel. Meglio dire cose che fa ridere, per la verità c'è omertà. Come crimine, seduti all'ultimo banco, ma alla lotta di classe, alla botta di